Quanti voi, e sono lieto di poter moderare, in realtà cercherò soltanto di dare un po' la parola a questi tre grandi interlocutori per ragionare con loro su quello che è successo, quanto l'ho riflettuto in questi 18 mesi, sembra una cosa un po' gesuitica che vi chiederò subito, che cosa dobbiamo ricostruire oggi e come ripensate il futuro, dal tempo libero alla tecnologia, alle nostre città. Però chiedo semplicemente a tutti quanti voi, adesso c'è la luce, ma consigliato l'unico professore dell'MIT che io conosco, cioè Ratti, ma consigliato di chiedere per ingaggiare subito tutto il pubblico, quanti di voi pensano di ritornare nei prossimi anni a fare più o meno le stesse cose che hanno fatto prima? Oggi è l'11 settembre, dall'11 settembre del 2001 praticamente non possiamo più portare l'acqua a bordo degli aerei, è cambiato il mondo nel piccolo nostro quotidiano degli aerei, perché per noi è stata una tragedia, per l'Occidente abbiamo cambiato gli usi, nessuno di noi si presenta più adesso con 5 litri d'acqua in aereo. Quanti di voi nel futuro penseranno di avere un atteggiamento diverso? Vorrei soltanto che alzaste la mano. Anzi, facciamo al contrario, chi di voi pensa che più o meno ritorneremo alla vita di sempre? C'è qualcuno di voi che lo crede? Uno? Due? Non abbiate paura. Tre? No, sono veramente curioso. Io sono uno di voi, pensate un po' qui. Io sono una minoranza. Pochi. La maggioranza di persone pensa che in realtà cambierà tutto, non cito. E questo è molto interessante perché io me lo auguro, perché alcuni invece pensano, speriamo di non ritornare come nel passato. Invece mi auguro di ritornare come nel passato e voglio sapere subito da te 18 mesi per il tuo mestiere, che tra l'altro 18 mesi senza cinema per noi consumatori è stato micidiale, anche se ne abbiamo usufruito in maniera diversa. Che cosa ti hanno fatto pensare quei 18 mesi? Hai lavorato, hai pensato, hai ragionato? L'industria, per fortuna, ha lavorato comunque, perché la richiesta comunica da parte delle piattaforme, ormai sono tantissime, si va da Sky, Netflix, Amazon, Disney Plus, la richiesta è molto molto forte, per cui abbiamo trovato un protocollo tale per cui, una volta certificato dal ministero, siamo riusciti a girare anche in zona rossa, la velocità era importante, ma noi giravamo tanto un anno, 5 volte a settimana, per cui l'industria in realtà paradossalmente non si è mai fermata. Non posso dire che l'industria non del teatro, non della musica pop, ma proprio parlo del cinema o del cinema a servizio della televisione, come le serie, insomma, del fruibile fiction, diciamo, fiction che poi è molto, molto vario. Le sale si sono fermate, le sale cinematografiche sono in una zona di blackout dalla quale possono uscire solamente vive se e quando saremo tutti quanti in una zona di sicurezza. Questo è fondamentale parlando del futuro, perché io sono stato a Venezia pochi giorni fa e ho sentito un'aria festosa e euforica a Venezia come io non ho mai sentito negli anni, forse in 20 anni. È un festival molto frequentato sia dal protagonista, ma molto più spesso che non. E c'era questa confidenza del fatto che il ragazzo con cui parlavi fosse vaccinato come te, e che permetteva di slanciarsi in un modo gioioso, emotivo, ma anche molto fisico, che secondo me è la chiave per leggere il futuro immediato. Noi siamo implosi, il denominatore è stata la paura, cioè io ho avuto paura, comunque ho avuto paura perché non che sia svenita del tutto, però una grande paura, perché a un certo punto vedi un nero davanti a te, le risorse si frizza in una situazione di nero e non ci sono più le aule, perché si è chiuso in casa, non sai quanto durerà, viene rimandato lo stato d'emergenza, la gente muore. Insomma, poi arrivano i vaccini, pensi che i vaccini, a un certo punto la gente corre, cosa che più o meno stava succedendo. A un certo punto poi inizia questa cosa che io onestamente non posso capire, ora va di me. Certo, di voi chi deve essere, altrimenti è legittimo. Io non capisco come sia
possibile mettere la propria idea, ma anche linguisticamente, parliamo proprio linguisticamente io e degli altri benefici, facciamo finta che sia così il mondo, ma io come posso rischiare di morire sapendo che ci sono persone che muoiono oggi perché non vaccinate al posto del vaccino, che comunque sto studiando non in 6 mesi come lo faccio pensare, perché questa SARS esiste da molto tempo, è stata studiata, questa è una nuova forma di un virus che esisteva, per cui non è proprio una roba così uscita come una roba aliena. Per cui, di fatto, quando il mondo sarà sicuro, e questo questo accadrà in tempi un po' più lenti di quello che pensavo, perché in America i stati repubblicani ripudiano l'idea del vaccino finché Biden non mette il vaccino come obbligatorio, cosa che accadrà a un certo punto per necessità di uscire finalmente anche in Italia e in tutti i paesi occidentali. Gli altri paesi, quei più poveri, faticheranno molto più a lungo e ci costringeranno a convivere con un virus con le sue varianti, perché purtroppo il mondo sarà diviso nettamente in due, più forse che in passato, che è apocalittico in qualche modo. Il futuro io lo vedo come... Aspetta, sul futuro, perché questo è il terzo passo, almeno sì, fammi... Io ho bisogno di capire come si faceva con una persona che dice che ha riconosciuto questo futuro frizzato e nero, come si faceva a girare, come si faceva a convivere in quel periodo e lavorare, posto che tu in quel periodo lo potevi fare, anche se poi il prodotto non poteva essere... Abbiamo lavorato con la paura, innegabilmente, che se si ammala... Ma si può produrre bene con la paura? Beh, l'energia del set è talmente una bolla, okay, che alla fine ti anestetizzi, cioè il mondo fuori scompare. Hai paura, è una paura molto anche egocentrica, cioè in realtà se io regista mi ammalo si ferma tutto, se il macchinista si ammala smetti di lavorare, di portare i soldi a casa. Quindi in realtà il mondo del cinema, che è un mondo che si posa sulle gambe dell'individuo, e non di uno che ti dà un lavoro, eccetera, non hai appoggi. Il mondo del cinema è stato quello più individualisticamente protetto, sì, per sopravvivere. Certo. Per cui in realtà i vaccini nella mia troupe sono arrivati subito, cioè la gente che correva per vaccinarsi, a parte due o tre che stavano lì a pensare, ma che te pensi? Poi quando vedi quelli che stanno in ospedale che supplicano il vaccino, perché non l'ho fatto? Cioè, insomma, è diverso, cioè, ti mette paura. Poi tu ci sei passato in questa storia per cui... No, io mi ho sorpreso quando ancora non c'era neanche il vaccino, cioè sì, no, manca la malattia. Quando era il polonino nero. Sì, 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 sì. No, sono stato da quel punto di vista passato, almeno per un po' mi sono impunizzato. Ti volevo chiedere invece sulla tecnologia in quel periodo, perché si è detto che quello è stato un periodo in cui abbiamo fatto un salto tecnologico... Esploso tutto. Vai tu. Siamo stati sugli scudi, diciamo, all'inizio panico, poi tra l'altro... Se voi, noi dall'Italia, noi lavoriamo un po' in tutto il mondo, colleghi in tutto il mondo, no? Noi in Italia, a Milano, l'abbiamo visto, io avevo degli amici a New York, quando già noi eravamo in lockdown, che andavano in metropolitana, hanno detto, ragazzi, siete fuori di testa, chiudetevi in casa. Quindi noi, all'inizio, le prime settimane, il panico, perché come si fa? Poi però, vabbè, noi lavoriamo con startup, innanzitutto si svegliano la mattina, si riorganizzano, abbiamo avuto una società che pensa... Allora, a un certo punto, che lavorava, forniva un software ai ristoranti, no? A un certo punto tutti i ristoranti hanno chiuso. E dice, ragazzi, qua erano 20 persone, hanno licenziato tutti. Sono rimasti due fondatori, dice, qua è finita la cosa. Poi, dopo 2 settimane, il ristorante ha cominciato a dirgli, no, però adesso forse con un ristorante, con il menu digitale, si riesce a cambiare, si sono messi lì, hanno chiuso il prodotto e nel giro di 3 settimane hanno riassunto 40 persone. C'è stata una domanda digitale in Italia e nel mondo... mai vista. Noi abbiamo avuto per esempio Cortilia che fornisce, no, la frutta, la verdura nelle città, quindi con lockdown per 2 mesi, ma anche a Milano, anche a Amazon e lunga, non si riuscivano a fare ordini, cioè avevamo una domanda che era 10 volte superiore alla nostra capacità di portare.
Però è stato un salto culturale, cioè quando si parla, ha fatto più il Covid di due anni sulla digitalizzazione in Italia che vent'anni di parlarne, no? Perché abbiamo ma visto, questo è vero, lo abbiamo dal visto. Dal punto di vista ma quando ti è capitato di stare, no, in classe con le maestre e ascoltare come insegnano ai tuoi figli? A parte che è bellissimo e che cominci a capire meglio quanto fanno un lavoro importante e quanto vanno santificati, perché io ascoltavo, no, dal salotto lavorando i miei figli per lezione, devi dire cavolo, è un lavoro educare i bambini, no? Ma poi anche quanti spazi di possibilità, cioè tutti gli insegnanti che, come dire, col computer faticavano, noi abbiamo due figli, a un certo punto le maestre di uno subito hanno preso sta roba e cominciano a fare le lezioni, le cose, le ricerche, andate su Wikipedia, l'altra hanno fatto un po' fatica, ma dopo due mesi anche loro si erano allineate. Cioè c'è stato un salto culturale sul digitale, ma in Italia, non so, per esempio, lo scorso anno l'80% degli italiani ha comprato qualcosa online, non è mai successo. Quindi adesso uno dice, vabbè, finito il Covid, si scende un gradino. No, perché ormai culturalmente tutti abbiamo provato, visto che le cose possono essere fatte in un altro modo. La cosa particolare è che onestamente, salvo quando è caduto l'asteroide e ha devastato i dinosauri, cioè come dire, un evento catastrofico globale istantaneo che colpisce tutti alla stessa maniera sulla Terra, io non lo ricordo onestamente, no? Che siamo tutti talmente connessi che a un certo punto pum. E ovviamente il filo digitale è quella roba che ci ha tenuto in vita, che comunque ci ha consentito di lavorare, di socializzare. Io ricordo dopo un mese di lockdown duro, i bambini chiusi, a un certo punto organizziamo una video call con tutti i bambini, è stata una roba emozionante. Tu, quando si è accesa sta roba, 30 bambini, ciao, 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 è un mese che non si vedevano, ciao, tutti a parlarsi uno sulla ciao, ciao. Cioè, questa cosa è un salto culturale, c'è un mondo nel digitale dove lavoriamo noi, prima del Covid, e adesso c'è un mondo dopo il Covid, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, nel pensare alla tua vita e al combinare lavoro, famiglia, impegni, location, no? Adesso cominciamo, si parla severamente, cioè, adesso la gran difficoltà è riportare tutti in azienda, ma anche perché noi personalmente non vogliamo riportare tutti in azienda. Dobbiamo però ripensare, ci deve essere un momento di socializzazione. Adesso stiamo organizzando molte off-site meeting, quindi tutti il team ci troviamo due giorni, giovedì e venerdì, in una cascina a lavorare tutti insieme. Una qualità del lavoro diversa. Il resto poi se dobbiamo fare delle riunioni facciamo in video. Cioè è un ripensamento un po', secondo me, della società. Poi mi interessa molto anche come la vede Carlo su questo, evidentemente, perché questo avrà un impatto sull'urbanizzazione, sulla sostenibilità del nostro modello di vita, modello di consumo. Tra l'altro, appunto, in fondo ci ha stimolato veramente tutti a fare un pensiero su come siamo veramente interconnessi, no? Noi lavoriamo in campo spaziale, quello che ti dicono sempre gli astronauti, quando tu vai su e guardi la Terra, e vedi questa roba, questo filino di atmosfera che piccola pellicola, fine, che ti rendi conto di come questa cosa delicata è nelle mani di tutti noi. E se tutti noi, come coscienza collettiva, non ne prendiamo ownership di questo tema, non ci curiamo di questa cosa, secondo me il Covid queste cose qua le ha lasciate nella profondità. Sì, c'è stato un sai, io ho seguito giornalisticamente quel periodo perché noi andavamo in onda un po' come in quella bolla di cui parlava lui, perché dovevamo produrre ancora televisione. Non pensi che c'è un lato un po' oscuro di quel periodo, e cioè del digital divide, di chi non c'ha i due device, di chi non è interconnesso, ma non tra noi e lo Zambia? No, in Italia, cioè, scusa, tra noi, cioè, voglio dire, non è che siamo gli happy few, posto, e guarda, questa è la prima domanda su quel tempo, non voglio parlare del futuro. La seconda domanda, sempre su quel tempo, mi permetto di farti, è la seguente: ma non c'è stato un vero cambio di tecnologia? Tutto quello che è successo durante il Covid ce l'avevamo un poco prima. Certo. Questa è una domanda, non è un'affermazione. Allora, sono due domande che... No, allora, sulla seconda è facile. Io sono 25 anni che lavoro la tecnologia, e da 25 anni con i nostri amici, i miei colleghi, ci dicono sempre che bello che un giorno lavoreremo da Tahiti. E francamente siamo ancora qua tutti a Milano. La verità è che richiedeva un cambio culturale, cioè per esempio nel mio lavoro era culturalmente inaccettabile che io ti invitassi a una riunione in video, tutti l'avremmo potuto fare, evitare di prendere aerei per incontrare uno mezz'ora, no, dall'altra parte della terra, che è una cosa bellissima. Io ho molta gente che conosco per una volta e dico, senti, sai che c'è, ma se ci vogliamo conoscere perché andiamo fuori a cena? Se dobbiamo lavorare facciamo una video. Questa roba non era culturalmente accettabile, quindi per esempio è un cambio culturale. L'altro tema invece, insomma,
Non lo so, io di quel periodo lì ricordo tante cose. Questa cosa del digital divide è molto bene, perché ho avuto una grossa discussione, una grossa lite nella chat delle mamme. Mi sono, cosa da non fare nella vita, non so chi di voi. Infatti noi poi facciamo la chat del papà, no? C'è la chat delle mamme di scuola, no? In scuola. Lì dentro è una roba dove tu non devi mai mettere le mani, vabbè, un errore. Però sai com'è, la prima volta ti capita, da lì sei immunizzato, come dice. Lanciando l'idea, perché i bambini erano chiusi a 3 settimane che non si parlavano, non si vedevano, lanciando l'idea di, insomma, di fare un po' più di attività e spingere, perché c'erano alcune mamme contrarie in quella fase. Mi sono preso giustamente non riflette, perché non avevo riflettuto che non per tutti è così accessibile questa roba. Per esempio, c'era una mamma che tra l'altro faceva l'infermiere, il marito faceva l'infermiere, già i 2 bambini da gestire. Capisci che dovendo fare le lezioni in video, se tu c'hai una vita così, semplicemente il tuo figlio è fuori dalla scuola, perché come fai? A chi lo dai? Come fai a seguirlo? E così via, cioè, gente che non aveva il computer. Cioè, tutto questo era molto bello, ma alle insegnanti del nostro all'inizio il problema era quello lì. Dice, ma noi veramente il computer, l'unico che avevamo era quello della scuola. E io dicevo, sì, però signora, avete anche il telefonino, questo non mi dica che non c'abbia, c'avete il telefonino, chiaro che non è la stessa roba, almeno iniziamo da quello. Però insomma, strumenti, culturalizzazione su questi temi sono sempre mancati. Se vuoi, questo è stato un crash course, no? Boom. Adesso sarebbe questo un patrimonio per la società. Però, non lo so, per qualche ragione è stata un po' demonizzata. Particolarmente, scusami, io ce l'ho sulla scuola, no? Su come la scuola può essere, che la cosa più importante che una società può fare sono l'educazione e la scuola delle generazioni, no? Sul ricostruire è il secondo giro. Carlo, io ho sentito parlare tante volte te in tempi non sospetti di città nuove, riorganizzate, ci siamo incontrati, era prima del Covid. La mia domanda è molto semplice. In quei 18 mesi hai messo in discussione alcune delle idee che ti eri fatto sulle città, su come sarebbero evolute? Cioè, questo asteroide ha ragione molto, secondo me, Dettori. Cioè, un asteroide che ha coinvolto tutta l'umanità, non c'è nulla che ha coinvolto così. E ti ha un po' cambiato l'idea della città come l'avevi pensata prima tu, che peraltro è una città innovativa. Sì, allora, innanzitutto questo asteroide, secondo me, è stato un disastro da tanti punti di vista, per le vite umane che ha preso e tutto il resto, ma ha anche avuto un effetto positivo. L'effetto positivo è farci pensare un po' a come adattarci. La crisi, diceva Churchill, never let a good crisis go to waste, mai sprecare una crisi. Una crisi è quando tutto cambia intorno a noi. Allora dobbiamo farci le domande su quello che facciamo, su come cambiare. Cioè, spesso tutti ci sediamo un po' nella routine. La crisi ci impone di ripensarla e di capire come cambiare. E quindi questo direi che è stato positivo, soprattutto se alcune di queste cose, quelle che vi hanno detto prima, legate ad esempio a un modo nuovo di lavorare, a non fare quelle follie di andare appunto da Milano a New York per un meeting di 2 ore e tornare indietro. Quello è pessimo per il pianeta e pessimo per noi. Come se queste cose sapremo mantenerle, sarà appunto positivo, ne parliamo magari dopo. Ma quindi la prima cosa è che questo grande cambio ci impone di cambiare noi stessi, e quello è sempre un bel esercizio. Riguardo alla città in particolare, bisogna poi fare attenzione a cosa cambia effettivamente e cosa non cambia. Sapete, tutti sull'onda dell'emozione, quando c'è un grande cambiamento, allora sembra che sia tutto nuovo e cambiato tutto. Un anno fa tutti i miei colleghi dicevano: andremo tutti a vivere nei borghi. Se non che questi colleghi quella settimana col Salone di Milano, erano tutti qua a Milano, siamo noi tutti qua questo weekend. Il Salone di Milano è stato molto bello, il Salone del Mobile che ha riaperto appunto con questa versione, che è ancora in corso, chiude domani mi pare, in anticipata, nel senso che poi il prossimo salone sarà di nuovo ad aprile dell'anno prossimo, come era prima. E la cosa che io ho sentito più divertente, sai, il salone, che è un po' Milan Design Week, è l'evento nel mondo del design forse più importante a livello mondiale, qualcuno lo chiama The Olympics of Design, insomma, e c'è sempre chi chiede, no, cosa hai visto? Qual è la cosa più bella che hai visto? E la risposta più bella che ho sentito quest'anno è stata the people, la gente, cioè la città è tornata, insomma. Quindi questo voglio dire che all'inizio, su quest'ondata di questo travolti da questi cambiamenti, ci siamo immaginati che fosse tutto cambiato, le città sono morte. No, le città sono sopravvissute a moltissime pandemie, anche più devastanti di questa. Pensate, Venezia nel 300 perde il 60%, 6-0, la sua popolazione. E ciononostante nei decenni successivi torniamo ad abitarla, a pigiarci gli uni contro gli altri nei suoi teatri, nelle sue calli. Quindi in qualche modo bisogna sempre fare attenzione quando c'è un grande cambiamento, capire cosa cambia davvero e cosa resta. Su questo devo dire, io sono uno delle poche voci fuori dal coro che l'anno scorso disse: guardate, questa cosa dei
dei borghi è una baggianata, i borghi italiani sono bellissimi, ma c'è un motivo per cui abbiamo creato le città, c'è un motivo che ci porta tutti insieme, se volete, quella forza magnetica che sentiamo che qua in sala, che vedremo oggi, in questa settimana, quella che fa sì che insieme siamo più di ciascuno di noi da solo. Però su questo voglio insistere. E come si concilia questo tuo ragionamento che hai detto in tempi non sospetti con l'idea che lo smart working ti possa dare la possibilità di stare con un po' più di verde, un po' più di comodità? È l'obiezione che ti fanno molti. Cioè, lo smart working, parliamoci chiaro, adesso, allora, ti rispondo subito e lo rispondo, solite, poi lo esaminiamo un po' più in dettaglio. L'MIT abbiamo analizzato, l'MIT dirige un laboratorio che si occupa di, appunto, di progettazione città, e quindi abbiamo utilizzato l'analisi della rete dell'MIT, la rete sociale, la rete di comunicazione, tutti gli email, prendete tutti gli email che si scambiano le persone sull'MIT e con quello create una rete che potete analizzare. E allora se andate a vedere qual è l'impatto, questo vi anticipo i risultati, un lavoro che stiamo pubblicando, quindi non è ancora in fase di revisione, ma i risultati sono molto chiari. Nel momento in cui finisce lo spazio fisico, quindi non ci si trova più sul campus dell'MIT, questo è successo per noi il 23 di marzo dell'anno passato, per il Covid, c'è stato il lockdown, da allora il campus sta solo riaprendo adesso. Quello che vedete è che le nostre reti sociali si impoveriscono. Muoiono soprattutto quelli che si chiamano, i sociologi chiamano weak ties, i legami deboli, e se volete ne parliamo dopo. Comunque sono quelli più importanti per la creatività. In due parole, quello che non succede è che su Teams, su Zoom, possiamo mettere e riempire la nostra vita, possiamo, a volte faccio tutta la giornata con mezz'ora, ogni mezz'ora un gruppo diverso, ma quel gruppo è un gruppo di persone che conosco, che di solito la pensa come me, che sono amici, amici degli amici, o colleghi e colleghi di colleghi, quindi in qualche modo sono anche quelli meno interessanti per la creatività. Il bello della città, il bello di andare in ufficio, il bello forse di andare, come dicevi tu prima, in cascina una volta ogni due settimane, è quello che scopri quello che non stai cercando. La parola più bella in inglese, intraducibile in italiano, è serendipity, che appunto trova quello che non sta cercando. Cos'è, voglio chiederla a te, una sola risposta velocissima, cos'è una cosa che tu hai fatto in quei 18 mesi che non avevi mai fatto? Ne ho fatte un sacco, cioè, forse sono le cose che non ho fatto, che avevo sempre fatto, quelle tra cui quelle, non ho più fatto quei viaggi stupidi. Sì, vabbè, questo sì. Ma c'è qualcosa? Sono scomparse le cravatte, anche questo secondo me non le rimpiangiamo, sono scomparse le strette di mano sudatice, queste purtroppo temo che ritorneranno presto, quindi questo sarà uno dei, almeno vediamo cosa succederà dopo. Ho capito, COVID. La gomitata, guarda, a me mi viene male quando vedo quelli che si danno la gomitata così. Cioè. Vabbè, ma piuttosto, cioè, possiamo prendere ispirazione da altre culture. La gomitata non si può più vedere, è roba micidiale. Mi dici una cosa che non avevo fatto. Che non avevi fatto. Ah, io ho cominciato a fare sta roba del casual meeting, cioè nel senso, per esempio, ero curioso di capire come mai in Estonia i miei colleghi che fanno investimenti in startup stanno andando così bene. Ho contattato un mio collega estero e ho detto, senti, ti va di conoscerci, fare due chiacchiere, adesso una volta al mese chiacchieriamo, così mi ha spiegato tutto dell'Estonia, ho capito il perché, infatti adesso comincio a risolvere più il mio socio e... Casual meetings, cioè nel senso, figo, magari l'avrei incontrato una fiera se mai fossi andato nei Nordics, no? Ma non ci vado mai, nel senso, allora ho detto, vabbè, senti, tu sei estero, io sono italiano, faccio questo mestiere, dai, ti va di fare due chiacchiere? Lui, ah sì, alla grande, anch'io mi sono. Certo, una cosa che hai fatto che non avevi mai fatto in quel periodo? Una cosa che ho fatto che non avrei mai fatto? In quei 18 mesi, hai sempre girato, non mi dire che non c'è avuto un po' di stop? No, No, ho avuto un senso di stagnazione che mi ha fatto venire una compulsiva voglia di fare molto di più e molto meglio. Cioè, in realtà ha creato un effetto molla che io penso che poi si verificherà nella società ed è già tangibile. Io già l'ho sentito a Venezia in questa edizione. Cioè, abbiamo tutti voglia di fare molto di più e molto più velocemente e di recuperare il tempo, che è il vero protagonista di questa stagione, perché il tempo si è fermato e ci è stato tolto, cioè è un tempo che ci è stato tolto impreziosendo anche la parola tempo, quindi in realtà il tempo abbiamo capito quanto sia fondamentale per fare, per esistere e per muoverci mm-hmm. anche con l'anima, per cui questa stagnazione è la cosa che più mi ha fatto
realizzare che quello che avevo fatto non bastava. Vabbè, nessuno di voi cose pratiche. Allora, siete tutti intellettuali. Io ho imparato a cucinare e a cucinare di più. Cioè, ma è possibile che non c'è una cosa pratica? Già e senti, dopo prima, non è ho capito, però ma te mangiavi, non stavi due ore all'una del mercoledì a farti gli spaghetti, immagino. Chiedi a mia moglie. Da giura, dov'è la moglie? Mo stava due ore il mercoledì durante la settimana a cucinarsi da solo, al lunch? Io sei un mostro. Io ho che un'ora per cucinare. Veramente? Non riesco in meno di un'ora. Qualunque cosa devo fare un panino. Appunto, per cucinare devi metterci un'ora. E lo facevi anche prima? Ah, sempre. Dai. Beh, ma hai beccato sulla roba sbagliata. Adesso alla fine, comunque alla fine del panel ci scambiamo tutti la ricetta per il pane con lievito madre, perché sì, effettivamente questo il pane, questo il pane è stato bello, mettersi a fare il pane. Lo facevi già prima? No, quello non lo facevo. Ho ritirato fuori la macchina del pane che avevo tanti anni fa e facevo il pane, anche perché il pane non si riusciva, cioè non era facile, certo. Era tipo il Vietnam, cioè raga, bisogna andare all'Esselunga, cioè era una roba, ok, partiamo alle 8:30 così non c'è cosa, la cosa, cioè ti sentivi sotto attacco, io non so chi se la ricorda, ma all'Esselunga eravamo tutti così, stai lontano dal mio carrello. Cosa vale la pena, Gabriele, questo è il secondo tema, cioè Restore Rebuild, cosa vale la pena riportarci rispetto al passato che abbiamo perso, secondo voi? Sento con lui e poi sento con voi, cerchiamo di capire se c'è qualche cosa... Io in questo sono un po'... ho pensato molto anche a fare un film su questa storia, ma in realtà ho pensato che è un film che nessuno vedrebbe, perché vogliamo rimuovere fondamentalmente il più velocemente possibile questo momento. Mia nonna mi parlò forse un paio di volte della febbre spagnola, che lei visse in prima persona, e lì morirono 50 milioni di persone, parlando di grandissime... pestilenze, epidemie, eccetera. Me ne parlò pochissimo. Io ai miei figli non ho mai parlato dell'11 settembre, cioè quelli, insomma, lo conosci, io non mi sono mai messo a dire tu non sai quel giorno, io stavo a Toronto, non l'ho mai fatto, perché forse è un trauma che noi ci portiamo dentro, ma di cui non vogliamo fare un racconto, perché non è nostalgico. Non c'è nostalgia, tu racconti quello di cui sei nostalgico, ma quello di cui non sei nostalgico lo rimuovi per andare avanti, cioè il movimento che ti dà vita e gioia. Quindi io non penso che racconteremo questo momento, anzi, quando ci fu la prima guerra mondiale, in coincidenza con la febbre gialla, cosa hanno fatto questi? Dopo 22 anni hanno fatto un'altra guerra, cioè non gli è bastato proprio, cioè in realtà l'uomo non impara, non ricorda, anzi rimuove e riparte con una nuova crociata, cioè, capito? Il fatto che solo mi pare 5 le crociate insegna il fatto che non si ricorda lo sconfitto e il vincitore, ma c'è un movimento verso il cannibalismo proprio umano, che poi diventa distruttivo anche a livelli planetari, ma di cui non c'è memoria, per cui siamo sempre pronti a distruggerci perché non ricordiamo quanto ci siamo fatti male. Cosa dobbiamo ricostruire invece? Cosa vorresti riportare dal passato? Capisco perfettamente la logica, cioè non si può avere nostalgia certo dei 18 mesi di pandemia, che poi non sono neanche pure altro finiti, ma sì, c'è qualcosa che dobbiamo riportare. Adesso, siccome voi ho capito che la pensate in maniera molto originale rispetto a me, perché sono un vecchio conservatore, io per esempio francamente a me vedere mia figlia che va con la mascherina a 10 anni a scuola, io insomma, se io potessi ritornare con una figlia che non va con la mascherina a scuola, io mi sentirei un po' meglio. Adesso io sono fissato su questa cosa, è un brutto, cioè poi ci sono delle popolazioni che lo fanno senza Covid, sì. Però insomma non faceva proprio parte della mia cultura, però prego. Beh, la mascherina io non me la porterei, nel senso, diciamo, a dire che quella la possiamo cestinare. Speriamo, no, non sto dicendo che non serva, sto cercando. No, ma nemmeno io, anzi, al contrario, perché ritardo. Però poi, dicendo che non è proprio. Devo dire, io soffro di, per esempio, allergia da polline, ho scoperto quest'anno che se mi metto le mascherine nella stagione giusta non lo sento proprio. Beh, questo me lo porto dietro, te lo devo dire. E non ci prendono più come pazzi. Tracca mascherina, faccio in bici, vai, ma rimane un po'. Certo. No, per cui. No, io spero che. No, io tendo ad essere d'accordo. L'uomo. È sempre l'uomo, non impara, cioè ricade sempre negli stessi errori. Questo è un po' il crucio. Il mio crucio poi in particolare, lavorando nella tecnologia e vedendo le cose che vedo, che oggi gli strumenti però in mano al singolo essere umano
sono di dimensioni catastroficamente potenti, cioè nel senso, anche qui non è, non, stiamo entrando in un'era dei superpoteri, no? E quindi questa cosa mi dà una preoccupazione. Io voglio sperare che, però lo vedo, almeno con i miei interlocutori, che hanno meno di 35 anni, questa cosa qua ha riaffermato, come dire, quello che è un po' Greta o che tanti di questa generazione giustamente sentono molto forte, il tema che dobbiamo curare noi stessi, dobbiamo curare il nostro pianeta, dobbiamo curare le nostre relazioni, dobbiamo prenderci cura di questa cosa, che è anche bello farlo, che è giusto farlo e che questo sentimento che, come dire, è dentro di loro adesso è molto più, come dire, confermato dai fatti, non so come... Io spero che questa cosa, diciamo, rimanga del Covid, cioè, questa sensazione che siamo tutti connessi e che in fondo se io, come dire, faccio qualcosa, posso, come dire, contaminare con la mia azione centinaia, migliaia, milioni, miliardi di persone. C'è stato un primo comportamento che ha determinato questo. Io lo spero. Ma Carlo, cioè, c'è qualche cosa del pre-pandemia che dobbiamo un po' ricostruire? Cioè, nel senso che... Allora, sì, assolutamente. Innanzitutto sono d'accordo col fatto che la pandemia ci ha fatto capire che we are in this together, siamo qua insieme, quindi insieme, questo vale per la pandemia, vale per il cambio climatico, vale per tanti dei global challenges, delle grandi sfide che abbiamo davanti. Ma per tornare, che cosa dobbiamo recuperare? Beh, di sicuro la parte fisica, la parte di incontro, la parte... E noi, alla fine, insomma, tu hai parlato prima del mangiare, noi viviamo nel mondo fisico, quindi possiamo digitalizzare tante cose, ma chiaramente non tutte. Il mangiare, fare sesso, l'incontrarsi, insomma ci sono un sacco di cose che sono nel mondo fisico e che hanno sofferto negli ultimi 2 anni e queste sono forse il punto da cui ripartire per domani. Ma la città che vedi, perché io sono fissato su questa, sull'importanza della città e sulla tua intuizione che la città non sarebbe morta nonostante la pandemia, perché io sentivo tutti che dicevano, beh, si vive in... Adesso tu parli dei borghi, ma io sento la campagna, cioè riuscivano a vivere nel posto con la nebbia fino a qua, pur di non stare nel centro della città, ma in realtà la riscoperta è una riscoperta di una città un po' diversa rispetto a quella che abbiamo immaginato, oppure io ritorno... Allora, no, hai assolutamente ragione. Allora, domanda, si cade facilmente in due trappole. La prima, che forse sono quelle anche per il tuo trabocchetto iniziale di chi dice è cambiato tutto oppure non è cambiato niente. Allora, la città is back, la città c'è, la città l'abbiamo vista, la città è non è scomparsa di sicuro, ma la città che viviamo... cambierà. Provo a dire due cose che secondo me cambieranno, che saranno cambiate per sempre. Qual era la tragedia della città nel Novecento? La tragedia della città del Novecento è la tragedia di Fantozzi. Per i nostri amici non italiani, Fantozzi è questo personaggio caricaturale che fa tutto quando lo fanno tutti gli altri, quindi chiaramente è sempre in coda quando va in vacanza, chiaramente casca dal pullman perché il pullman è strapieno di persone e così. Allora, oggi la flessibilità che abbiamo, su questo abbiamo scritto un editoriale sul Financial Times insieme alla sindaca di Stoccolma di recente, è che nel momento in cui c'è più flessibilità non dobbiamo più essere a fare tutti la stessa cosa insieme. E questo vuol dire vivere meglio noi, vivere meglio la città, soprattutto se aggiungiamo delle piattaforme come fa Singapore che hanno degli incentivi monetari o di altro tipo che ti portano a non fare appunto tutto quando già è congestionato, a non andare tutti al lavoro alle 8:30, quindi al mattino magari fai 2 ore di Zoom e vai alle 11, non torni dalla montagna la domenica sera, magari torni lunedì sera perché nel frattempo hai lavorato un giorno in smart working. Allora questa flessibilità sarà di sicuro molto molto bella. Seconda cosa che cambierà sarà il tipo d'ufficio e questa è forse la sfida, il tipo di casa anche, sarà forse la sfida più bella per tutti noi che ci occupiamo di architettura, innovazione, design. Beh, tutti avremmo desiderato che le nostre case fossero un po' diverse durante la pandemia, tutti speravamo in una stanza in più, così come i nostri uffici non funzionano in un mondo post pandemia. Se devi rispondere agli email, fallo da casa, fallo dalla montagna, lo fai da dove vuoi. Se vai in ufficio vuoi che sia uno spazio di incontro, dove incontri altre persone, dove si creano appunto quei legami deboli di cui parlavamo prima. Quindi ad esempio ripensare la struttura delle nostre case e dei nostri uffici sarà una delle grandi sfide. Fermati là, perché poi dopo voglio continuare su questo, ci sono tante cose da dire perché andiamo sul terzo nostro step di questa conversazione, e cioè come ripensi il futuro tu oggi nel tuo mestiere, nella creatività, nel tempo libero. Abbiamo fatto un'analisi di quello che è successo, di quello che vogliamo recuperare, dell'interessante tema della nostalgia rispetto al passato che non ci può essere nei confronti della pandemia. Però se tu vedi un futuro con questo presente che abbiamo ormai vissuto, come lo vedi questo futuro? Dove lo vedi?
diciamo nel campo che tu conosci meglio. Nel campo che io conosco meglio, che è quello di trasmettere emotività, esatto, di intrattenere, io penso che ci sia un desiderio fortemente primario proprio di tornare a emozionarsi. Cioè io l'ho sentito, ripeto, in queste poche circostanze che ci sono state date da quando i vaccini sono in circolazione più ampia, l'emotività, la voglia di essere impattati da qualcosa che ci faccia sentire vivi, che va sì dal convivio, che è fondamentalmente una delle chiavi proprio intorno al quale gira tutto anche il nostro colloquio, perché quando si parla degli uffici si gira sempre intorno comunque a un'idea di uno spazio in cui si sta insieme, e quello lo sento molto forte. E il futuro che immagino è di fare il mio lavoro in maniera ancora più impattante emotivamente di quanto mai. Quanto vale la paura? Cioè, perché c'è stata una liturgia della paura. Guarda, che io puoi vedere quel bollettino alle 7, tu avevi paura, io ero un po' più fortunato perché, avendo avuto la malattia, avendola passata, avevo una testa, sì, un po' più immunizzata, cioè era più, sì, semplice per, sì, me. Però quella liturgia della paura che noi abbiamo avuto, che è stata molto impattante, ce la portiamo alle spalle, continuerà, avremo... Lo chiedo a te, che sei un uomo che è emozionato e che emoziona, però capisci che la paura è un bel fardello da portarsi addietro, quando... Beh, è un fardello che ha... cioè io lo paragono metaforicamente, dopo ogni... guerra, ogni crisi di questo tipo, c'è sempre stato un boom economico molto forte, un rilancio molto forte. E la paura in realtà è una contrazione che è un po' come se fosse una fionda di cui tu tiri l'elastico. A un certo punto quando lo molli hai una propulsione che prima non avresti avuto. Okay. E un po' questo lo avete anche affrontato in varie altre declinazioni. Cioè il fatto che comunque abbiamo fatto in questi mesi dei salti in avanti che non avremmo fatto se non sotto questa pressione. Quindi abbiamo tirato l'elastico e ora siamo pronti a rilasciarlo. E questo impatterà moltissimo i rapporti umani, il modo di stare insieme e l'evoluzione dei rapporti umani anche dal punto di vista tecnologico, che non basterà, perché la gente non potrà stare a guardarsi al monitor, vorrà stare insieme. Quindi secondo me la piazza, l'agorà, che qualunque essa sia, che sia dentro un ufficio, che siano case più pensate in un modo anche diverso, perché secondo me anche le case hanno sofferto molto. Qui io, che ho una casa con un giardino, mi sono accorto molto poco di questo lockdown, ma pensando a chi aveva un appartamento, io sarei impazzito, come gente sicuramente lo è. Per cui io mi sono sentito molto fortunato in quei mesi, perché camminavo, andavo in bicicletta, cioè avevo una situazione che prima era vista con dai romani, con snobismo, tu abiti in questo quartiere residenziale. Che dove abiti? Alloggiata. Ah, alloggiata, famosa alloggiata. Lo vedevano come un posto sfigato. Culo al mondo, come si dice. Un po' alloggiata, ho detto, ammazza, beato dei capi dell'alloggiata. Scusate, mi sono dedicato su questa cosa. No, per dire che poi la casa col giardino è diventata improvvisamente un bene di lusso estremo in quel momento lì. Per cui anche le case, secondo me, avranno un ripensamento negli spazi. Cioè la casa con corridoio, con le celle, insomma, non verrà più pensata in questo modo qua. E c'è un tema sulla tecnologia, sul futuro, su cui ci dobbiamo interrogare, e cioè quanto in realtà, in un mondo di lasciapassare, oggi si chiama Green Pass ad inglese, ma è un lasciapassare, è un mondo in cui controllano anche le nostre vaccinazioni legittimamente, perché oggi il 97% delle persone che si vicinano non vanno a finire in terapia intensiva, quindi non ne faccio una critica ai vaccini, però voglio fare una critica su questo. Cioè la tecnologia è un bel rischio, amico mio, nel senso che se io oggi ho una quantità di dati, di informazioni, che tutte le GDPR, tutte le regole che ci possiamo mettere, può essere terrorizzante nel mondo del futuro o no?
Domanda al tecno, all'uomo che di questo si occupa. Cioè, non abbiamo, e poi finisco la mia domanda perché voglio essere molto chiaro su questo, adorando la tecnologia ed essendone immerso e non criticandola, ti chiedo se in realtà quello che oggi noi chiamiamo come rischio ambientale per il pianeta che esiste, fra 20 anni ci porremo come rischio, diciamo, privacy per un mondo che ha The Circle, che avrai letto. Ma sì, ma questo non è necessariamente legato al Covid, però oggi la più grossa, diciamo, le più grossi temi che dovremmo affrontare sono temi etici sulla tecnologia, cioè nel senso oggi il crinale tra etica e tecnologia è talmente fine e soprattutto affronta delle sfide che l'essere umano non ha mai dovuto porsi il problema. Non so, adesso ti faccio un esempio di scuola che mi raccontava un mio amico che insegna etica della robotica. Il caso di scuola dell'etica della robotica, non so se l'avete fatto anche voi, era stato anche messo online questo piccolo esperimento di quando tu devi scrivere il software del sensore che decide di tirare il freno della macchina che guida da sola, no? Perché si è reso conto che c'è una signora anziana che sta attraversando, una mamma col bambino, oppure può prendere di tirare a destra però con il rischio del 50% di morire te che guidi. Quel sensore deve essere programmato per farlo, non prende una decisione autonoma, cioè quindi il carico etico di questa scelta, se 80% di probabilità di uccidere una signora anziana, 30% don mamma con bambino, 50% te, che cosa fa? Tira il freno? Secondo le culture questa roba è diversa, cioè certe culture tirano giù la vecchia, scusate, nel senso che valorizzano dal punto di vista sociale il fatto che c'è un bambino che porterà valore alla società. Certe culture invece ammazzano il bambino perché gli anziani sono più rispettati culturalmente, sono eccetera. E, diciamo, di quelli che invece ammazzano te, anche lì ci sono altri temi etici. Nel senso, è una decisione in cui ha a che fare, non lo so, se è assicurato o non si è assicurato, la decide l'assicurazione, la decide il car manufacturer, chi fa l'automobile, chi deve... Da un lato decidere la perché è un millisecondo, no? In un nanosecondo il sensore decide e succede quel che succede. E la gente come reagirà a sto fatto che sali su una macchina dove il guidatore è un altro che però se deve scegliere fa fuori te? Questo tema qua non è che l'abbiamo mai avuto da affrontare onestamente, non so come dire, preferiamo ammazzarci e come è andata nel senso, no? Ecco, quindi, e questo è uno dei migliaia di esempi, no? Cioè l'intelligenza artificiale è un altro, sai che Elon Musk, che tra l'altro adesso verrà in Italia, ma lui è terrorizzato dalle cose che ci porterà, a cui ci porterà. Quindi, no, io sono da un lato un affascinato della tecnologia, ma io non sono, come dire, agnostico, cioè credo che ci siano dei limiti. Tu parlavi di quel tema. In Cina il ranking sociale che viene sperimentato ormai su milioni e milioni di cinesi, ci sono intere città, come tu sai, cosa consiste? Consiste nel fatto che tramite le telecamere, il riconoscimento facciale, quindi la Cina, poi se vai, io a me la cosa che mi ha colpito a Shanghai la prima volta che ero flashato quando sono tornato in Italia, è stata una roba, mi sono fatto una doccia e ho detto wow, perché vai in una, ci sono 200 telecamere, dunque vai. E immagini che c'è un cinese che le guarda oltretutto, o un sistema di intelligenza. Insomma, morale, tu hai un social ranking, quindi l'accedere a un mutuo, poter comprare la casa, mandare i tuoi figli a scuola, dipende se sei stato bravo, se non hai perso dei punti, se il tuo comportamento sociale era secondo gli schemi. Tutti hanno questo social ranking, vengono tracciati e in base a quello la società decide. Ovviamente per noi occidentali è una roba inimmaginabile, no? Che quindi noi veniamo tracciati a sti livelli. Nella società cinese, boh, forse anche, non so, cultura diversa, non so, sono taoisti, la società alveare, magari riescono, ma in Italia se tu provassi a provare, cioè, a raccontare una roba così, che da domani, no, siamo tutti tracciati, abbiamo un voto, ma che succede? Cioè, nel senso, la guerra atomica. In Cina, eh? Ecco, è una dittatura, è vero. Infatti, diciamo, oltre all'aspetto culturale c'è anche un aspetto forse politico in quel caso. Ecco. Ovviamente lo c'è, solo in Cina si può fare, però c'è anche un fatto culturale. È una dittatura, diciamo, noi abbiamo sicuramente questa percezione. Io devo dire, mi sono tolto molti di questi miti sulla Cina quando sono andato in Cina. Per esempio, il governo centrale mi raccontavano, ah sì, dei poteri, ma conta relativamente poco. Contano tantissimo le città lì. Cioè, il governatore di Shanghai conta, come dire, veramente tanto. Però sì, ovvio che è così. Però diciamo, queste cose stanno succedendo, che ci piaccia o che non ci piace. Il bello e il brutto della tecnologia è che quando esce dalla scatola, quando l'energia atomica esce dalla scatola, tu ci puoi produrre energia o fare le bombe atomiche. Quindi è semplicemente che oggi gli strumenti sono potenti, sono estremamente, estremamente potenti.
Bene, volevo, ti avevo interrotto prima su questa idea della città e della casa che sei arrivato sul micro, che mi interessa molto, post-Covid, perché dice Muccino, sai, a me mi sfottevano perché stavo a Loggiata, io che sono romano, per arrivare a Loggiata devi fare la cassia, ci metti un'ora e un quarto per arrivare. No, no, non fare 15 minuti con la cassa. Ma smetti, vabbè, questa è la solita battuta. È la solita battuta tra un'ora e un quarto. Sì, sono 20 minuti. Voglio vedere domani, perché in piena pandemia ci metti 15 minuti, possiamo discutere un'altra ora con lui. Comunque il tema vero, a parte Loggiata, è, ragazzi, ma parliamoci chiaro, è come, non è che la persona normale vive in un appartamento, purtroppo, con due, tre stanze, 70 metri quadri, nelle città di cui parli tu e che noi stiamo dicendo, vive in un appartamento con pochi metri quadri e aggiungo io, spesso con la DSL in Italia, nel centro della città, che col cavolo che ti garantisce anche quei 7.5 che sulla carta dovrebbe darti. Non è detto che ci siano i due figli, tutti e due con l'iPad, magari non c'è manco il computer, come dice lui. Cioè, come usciamo da questo grande equivoco nel futuro? Arrivo subito e quindi vediamo la città. Volevo rispondere un attimo a quello che diceva Gianluca. È verissimo, la tecnologia può andare in una direzione oppure nell'altra. Non dimentichiamo che la tecnologia ci ha un po' salvato. Immaginate se la stessa cosa fosse capitata 30 anni fa, senza la connettività, senza Zoom, senza il resto, beh, a quel punto la decisione sarebbe stata tra ripetere la spagnola, quindi andare tutti fuori, continuare a lavorare, oppure proprio non riuscire a far niente da casa. Non parliamo di un'era geologica vecchia. Al tempo stesso la tecnologia presenta molti rischi, quello che a me preoccupa di più è quello che c'è nelle nostre tasche, che sa tutto della nostra vita e lo condivide, non sappiamo bene con chi gestisce il sistema operativo, con chi fa un'app, con altre persone. E su questo, però, per chiudere quel tema sulla tecnologia e poi passiamo alla casa, secondo me la cosa più importante è che proviamo a vedere la tecnologia come un fattore esogeno. Immaginate una specie di sistema simile all'evoluzione naturale, ma basato sull'evoluzione tecnologica. Ci sono molti scritti che fanno paralleli tra i due, e a quel punto è fondamentale che noi come cittadini rispondiamo, che siamo attenti, che vediamo le cose che capitano e che siamo noi a dire l'energia atomica la voglio usare per questo e non per quello. E sono l'energia atomica lo stesso la nostra API, il GDPR, come vengono usati i dati. Quindi la cosa fondamentale credo sia una questione di democrazia, che tutti seguiamo quello che ci permette di fare la tecnologia nel bene e nel male, e diciamo la nostra per capire come indirizzarla. Se no effettivamente il rischio Cina oggi è un rischio di cui possiamo parlare, ma sarebbe un'altra conversazione. Molto velocemente sul tuo tema, sì, tutti speravamo che le nostre case fossero un po' diverse, magari che avessero un po' più di verde, una stanza in più, una miglior connettività, uno sfondo per cui erano bellissime le prime call mentre sdoganavamo Zoom e Teams, no? In cui dietro passavano bipedi e quadrupedi, mezzi nudi, insomma, mentre noi eravamo lì, ancora stavamo prendendo familiarità con gli sfondi virtuali e tutto il resto. Questo penso sia, come dicevamo prima, una delle sfide più belle oggi nel mondo dell'architettura, del design. Noi la stiamo portando avanti sia sugli uffici che sulla casa, che è molto simile a quello che capitò proprio dopo l'altra pandemia, 100 anni fa. Negli anni 20 in Germania nacque questa idea che in tedesco si chiama Existenz Minimum, il minimo esistenziale, proprio legato alla casa. Cioè, quali devono essere le cose chiave di cui abbiamo bisogno per star bene nella nostra casa? E una su tutte, quella su cui sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, è la natura. La sfida della città, dell'integrazione tra natura e città, nel Novecento era la città che si espandeva, andava a conquistare la natura, quello che c'era attorno, ma in ultima analisi l'ha distrutta, c'era lasciato queste infinite distese, in inglese dite di sprawl, insomma di questa massa informe costruita. Ecco, oggi che la città, soprattutto in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, non cresce più, le città, c'è questa grande cosa, crescono le città, sì, ma non da noi, crescono in altre parti del mondo. Come non crescono? Non c'è un'estensione maggiore delle città ora? No, se voi guardate Londra, è solo tornata adesso, dopo 100 anni più o meno, al livello di popolazione dove era 100 anni fa. Cioè, anche sì, crescono un pochino, Milano un po' cresce, Torino un po' decresce, però diciamo non c'è il grande boom delle città oggi in altri continenti, oggi in Africa, in parte dell'Asia e da altre parti. Allora in questa condizione la sfida è un'altra, non più la città che si espande andando a conquistare ma poi a distruggere la natura, ma come portiamo più natura nel centro delle città. E questo noi l'abbiamo fatto in diversi progetti, da un progetto vecchio qua a Milano, diversi anni fa qua a Milano, che era il Caffè Trussardi in Piazza della Scala, una nuvola verde in mezzo a un ecosistema completamente minerale, piuttosto che
adesso con un progetto di fianco a Fondazione Prada, che sarà un edificio, una grande vigna, e tutti gli appartamenti e gli uffici permettono di andare dentro e fuori. Insomma, in qualche modo trovare nuovi modi. Bosco Verticale a Milano è diventato un po' un simbolo per quello. Come possiamo, in modo nuovo, mettere insieme naturale e artificiale?